Pronto? Sì. Mi gira il cappello perché il mio è così. Dove guardo? Sì, sì, così, perfetto, stai benissimo. Siamo con il presidente Apiceno Benvenuti, una giornata di sport, i ragazzi provano tanti sport, compreso anche il corpo. Sì, è la terza edizione di una giornata di sport, abbiamo sempre partecipato e partecipiamo sempre volentieri perché riteniamo che sia giusto farlo in quanto si può accrescere le proprie conoscenze, imparando, diciamo, scoprendo nuovi sport, nuove discipline, come ad esempio quest'anno c'è il walker hockey, che è uno sport, diciamo, nuovo, in particolare per la zona del Piceno, ma anche per appunto far conoscere gli sport che pratichiamo, che praticano i nostri ragazzi. E appunto noi come Piceno Non Vedenti siamo ben contenti di partecipare per far conoscere ancora di più il torbal, che è lo sport che noi pratichiamo dal 2008, e siamo contenti che possa essere provato da tanti ragazzi disabili e non abilitati. Però una notizia bella la stiamo per dare, l'abbiamo già data l'altro giorno, ma è sicuramente bellissima. Esiste un campo fisso per tutto l'anno per giocare a torbal. Sì, basta avere un campo montato. Noi stiamo collaborando con l'Associazione Sportiva Dilettantistica di Porta Romana, che appunto nel suo circolo sportivo Ugo Tasselli sta ricavando uno spazio appunto per permettere di avere un campo fisso da torbal per fare allenamento per noi o comunque dimostrazioni anche con altri ragazzi simili a questa manifestazione di oggi.